Nessun profeta è accolto nella sua patria. Gesù proclama che le parole del profeta Isaia sono compiute tra la meraviglia dei presenti, ma egli comprende che con i suoi compaesani non sono disposti ad aprirsi alla fede per ricevere il dono di Dio. Rifiutano Gesù. Loro lo conoscono, sanno chi è. Com'è possibile che parli in questo modo quell'uomo figlio di falegname, un cittadino qualunque? Il messaggio viene accolto, ma il messaggero invece viene rifiutato. Invece di aprirsi nella fede e lasciarsi coinvolgere nel dono di Dio, i suoi compaesani si bloccano e si irritano. Eppure Gesù continua a parlare, il significato delle sue parole oscuro ai compaesani è forte. Chi ascolta e accoglie la parola con fede in Gesù, fidandosi delle promesse di Dio, sperimenta la parola. Gesù non è accolto dai suoi concittadini e prende la strada verso altre terre. I testimoni delle sue grandi opere non saranno gli estranei, i pagani. Gesù è il compimento di tutte le promesse di Dio Padre. Ancora oggi egli continua a farsi presente per salvarci nonostante le nostre esitazioni o nonostante le nostre debolezze. Dobbiamo solo abbandonarci senza riserve ad un ascolto fiducioso che porta ad una vita cristiana convinta e coerente. Buona e santa giornata a tutti.